I Signori dell'Inferno tornano al Ciocco a febbraio per l'edizione dei Tre Lustri, la quindicesima di Hell's Gate, gara di enduro estremo ideata e voluta da Fabio Fasola nel lontano 2004. Da circa un mese si sono aperte le iscrizioni e tutto lascia supporre che anche quest'anno la partecipazione sarà folta e di grandissima qualità. Lo scorso anno furono 130 i piloti al via. I concorrenti saranno chiamati a sfidarsi su un percorso terribile completamente disegnato sulla montagna del Ciocco. Vie impervie e sentieri, ostacoli improvvisi e quasi inaccessibili, talvolta anche artificiali secondo la nuova tendenza a rendere tutto tremendo. E poi la resa dei conti nell'inviolabile arena, il teatro che sarà al momento clou della competizione. A rilanciare la sfida ancora una volta al fuoriclasse britannico Graham Jervis, che vinse lo scorso anno ma che ha dominato la scena consecutivamente per 4 stagioni dal 2011 al 2014 e che cerca pertanto il sesto sigillo. Tra i suoi principali rivali, sudafricani Travis Tisdale, Wade Young, ma anche lo spagnolo Mario Roman e l'austriaco Philipp Bertl. Novità anche nella distribuzione della corsa, che partirà venerdì 9 febbraio con la fase preliminare, l'inedito Friday Dusk, speciale stage in parallelo, ed entrerà nel vivo sabato 10 febbraio, Saturday Down, dalle 7.30 e la fase finale dalle 15.30. La manifestazione sarà curata per la prima volta dall'Organization Sport Event del Ciocco. L'evento, portato al battesimo dal Ciocco, apre la sfida mondiale del World Hard Enduro Series in qualità di evento epic. Domenica 11 febbraio il divertimento continua. A partire dalle 10 gli appassionati che vorranno cimentarsi sui passaggi dei campioni potranno scirupparsi la moto cavalcata Hell's Gate. 4 percorsi da scegliere, dal più facile all'estremo.